una domanda, sì, per cominciare da Antonella. Il nome Risorgimento, chi è che lo prepara, chi è che lo fa circolare? C'ha un padre, padre che io sappia, no, almeno non so se tu hai altre. Era questa idea, appunto, anche un po' se vogliamo, che parte dall'illuminismo, no? Perché c'è anche questa tradizione, io l'ho citata anche molto brevemente prima, 1799, 1806, 1809, poi 1861, di far risorgere una idea che tenga insieme tutta l'Italia, che tenga l'Italia unita. Però in particolare se c'è un padre del nome, sinceramente non te lo so dire, quindi mi cogli impreparato. Comunque, retori ce n'erano Ce n'erano tanti, talmente quindi tanti, che figura. figurati, assolutamente sì. Volevo, se possibile, aggiungere ancora due cosette, perché mi sono venute in mente anche da quello che aveva detto Paolo, e poi un'altra volta mi ero appuntata al segretario a cui non avevo risposto. Un brigante molto simile a Tiburzi era invece Crocco da noi, Carmine Donatelli Crocco in Basilicata. E a differenza di Angelo Antonio Masini, che appunto vi dicevo era lo sbandato del Borbonico, Carmine Donatelli Crocco ha invece una storia molto simile a Tiburzi. Lui aveva un cane, questo cane gli viene ammazzato dal signore. La madre va verso, la madre di Crocco va verso questo cane per tentare di sottrarlo e prende un calcio in pancia, era incinta e quindi dopo qualche mese poi morirà anche la madre di Crocco e Crocco deciderà di darsi al brigantaggio. Ma al di là della storia di Crocco, che per noi anche lì in Basilicata la memoria di Crocco è vivissima, anche lì ogni tanto c'è qualcuno che gli vuole intitolare strade, ogni tanto scritte sui muri, no? Crocco e cose del genere, perché Sì, spesso l'abbiamo vista c'è anche questa ora. storia, sì. Anche perché noi abbiamo ripreso in Basilicata questa storia di Carmine Donatelli Crocco. E abbiamo cercato appunto di farla rivivere con un grande cinespettacolo, per cui c'è quasi tutto il paese, sono 400 figuranti in scena che rimettono proprio in scena tutta la vita di Carmine Donatelli Crocco. Però c'è una frase che a me ha sempre colpito di Crocco. Lui dice, quando chiama i suoi alla battaglia, dice adesso finisce la rivoluzione dei signori, che è appunto il risorgimento, e inizia la rivoluzione delle pezze al culo. E così chiama tutti quanti alla battaglia, alla lotta. Ecco, questa idea proprio della lotta di classe, no? Della rivoluzione dei signori, che è quella rivoluzione massonica, appunto risorgimentale. Che era completamente estranea alla gente, al popolo, e invece la rivoluzione delle pezze al culo. La lotta di resistenza del brigantaggio è la lotta di resistenza degli ultimi, e loro ne hanno assolutamente la consapevolezza. In maniera anche istintiva, ovviamente non è che c'erano grandi filosofie, in maniera molto istintiva, però sanno che quel nuovo ordine unitario per loro porterà guai. E poi invece sul segretario, perché avevi enumerato tra i vostri interessanti incontri il caso Moro, direte ma che c'entra tutto questo? C'entra per un passaggio, che è quello della cultura dell'indicibilità. Pezzi della storia d'Italia, Portella della Ginestra, ne parlavamo ieri proiettando segreti di Stato nella mia scuola a Guidonia, vicino a Roma. C'è questo filo rosso della cultura dell'indicibilità, del segreto di Stato, di alcune cose che non possono essere svelate, che anche questo parte dalle stragi unitarie. Le stragi di Ponte Landolfo e Casalduni, tanto per citarne due delle più famose, ma non famosissime, dove veramente la popolazione è stata massacrata, iniziano un filo di indicibilità che poi passa da Portella della Ginestra, arriva a Piazza Fontana, cioè tutte le stragi italiane e questa
cultura del segreto di Stato, queste cose non si devono dire, su queste cose non bisogna indagare, per cui il segreto di Stato appunto ancora a distanza dei 150 anni deve rimanere. Sì. Ma... voglio intervenire facendo delle domande su alcune cose. Primo, il ruolo di Anita Garibaldi, che fine fa esattamente Anita Garibaldi? Perché ufficialmente c'è una versione che non corrisponde al vero. Poi, la figura di Cavour, come muore Cavour? Perché questo personaggio ce l'hanno raccontato in un modo, poi si scopre che invece fa una fine ben diversa da quella che ci viene raccontata. E poi il rapporto che esiste tra questa cultura massonico-liberale che unifica l'Italia con il fascismo, cioè il ruolo, soprattutto visto che siamo a Pisa, città di Mazzini, che molti pisani hanno confuso con Carlo Marx, no? Nelle pratiche, no? Allora c'è da chiedersi, Mazzini esattamente chi era e cosa faceva riguardo ai fenomeni dell'eversione dell'epoca. Grazie, ho finito. Ce n'è di che. Allora rispondo io. Allora Anita Garibaldi, anche lì, bella storia, ovviamente, nel senso 1849, e siamo alla fattoria delle Mandriole vicino a Ravenna. Garibaldi in fuga dalla Repubblica Romana ed è inseguito da austriaci e papalini. Anita Garibaldi è incinta, Anita Garibaldi muore, rallentava la marcia, sicuramente rallentava molto la marcia, una donna incinta rallentava la marcia. Dei ragazzi, se non erro, che stavano lì a giocare, ad un certo punto vedono una mano spuntare appunto nella pineta delle Mandriole. Si scava, sì, Ravenna. E si scava e si procede a delle autopsie e altro, si evince da queste autopsie che il corpo era quello di Anita Garibaldi. E i segni sono chiari segni di strangolamento, perché il cadavere ha ancora la lingua fuori. In più è stata ripulita praticamente di tutto, ha gli occhi strabuzzati, se gli occhi sono completamente fuori, quindi i segni di strangolamento nella prima perizia autoptica, penso di sì, sono quelli di un chiaro segno di strangolamento. E o anche, se ti interessa proprio le esatte parole, forse le posso recuperare, della perizia, perché dicono appunto che i segni di strangolamento sono chiari. E dopo naturalmente tutti questi segni di strangolamento nella seconda perizia invece scompariranno. Fatta levare la sabbia che vi era all'altezza di circa mezzo metro, fu scoperto il cadavere di una femmina, altezza di 1,65 m, apparente età di 30-35 anni, capelli già staccati dalla punta e sparsi fra la sabbia, erano di colore scuro piuttosto lunghi, aveva gli occhi strabuzzati e metà della lingua sporgente tra i denti. Questa è la prima autopsia, la trachea rotta ed un segno circolare intorno al collo. Dice la perizia, segni non equivoci di strangolamento. Non alcuna altra lesione fu osservata nella periferia del bilei corpo, fu veduto mancarle due denti molari dalla mandibola, perché probabilmente era stata anche, aveva subito anche un colpo nella mandibola superiore alla parte sinistra, ed altro dente pulmonare alla parte destra della mandibola inferiore. Sezionato il cadavere, fu trovato gravido di sei mesi. Quindi è molto probabile, ma non abbiamo prove storiche certe naturalmente, che fu strangolata o da Garibaldi stesso o fu fatta strangolare, insomma. Sicuramente era un peso. Lui aveva detto che gli è morta tra le braccia. Sì, lui ha detto che è morta tra le braccia, quindi è una, diciamo, un abbraccio molto focoso. Ecco, c'è un abbraccio mortale. Posso aggiungere una domanda a quelle che ha fatto Andrea? Come si chiamava l'amante dell'onorevole Bettino Di Casoli?
Fa già la risposta, però ride. Come si chiamava la chi era l'amante del ministro Bettino Di Carlo? No, a me Bianca Rosani era l'amante di Cavour, quella. No, chi era? L'ama, morto, chi era l'amante. L'amante. Lu, come si chiamava lì? Ah, sì, Hudson. No, no, scusami, no? Spiega. Sì, sì, no. Questo piccolo particolare. L'ero perso un attimo, pensavo che avesse a che fare con Anita. No, per questo mi ero no, 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 ho tutta una domanda. Sì, ho fatto quattro domande, ho chiuso la mia. Ho capito, pensavo che avesse a che fare con Anita. I nuovi retroscena. Allora, la storia di Cavour. La storia di Cavour e del presunto anche qui avvelenamento di Cavour. Ovviamente sui libri di storia non c'è traccia dell'avvelenamento di Cavour. Noi abbiamo dedicato un capitolo alla strana morte di Cavour, che ormai era diventato scomodo per i Savoia. Cavour era diventato, lui aveva un progetto particolare, il progetto particolare era quello di arrivare ad unire l'Italia e a federarla, okay, no? E questa storia a Savoia non gli piaceva, perché l'abbiamo detto, era una storia di conquista, una guerra di conquista, quindi questa idea sempre più federalista di Cavour non gli andava bene. E quindi, forse tramite l'amante Bianca Ronzani, o forse ma io non parlavo di lei, sì, ho capito, adesso lo dirà, ci arrivo, perché questa cosa non è passata, poi attraverso forse il medico, un medico compiacente, che era lo stesso medico di Vittorio Emanuele II. Insomma, Cavour si sente sempre peggio, tra l'altro aveva appena avuto uno scontro molto veemente in Parlamento con Garibaldi, quindi stava particolarmente male, e sta per qualche giorno a letto, viene curato appunto dal medico personale Vittorio Emanuele II con numerosissimi salassi, quindi addirittura Hudson, l'ambasciatore inglese, dice viene salassato come un vitello, usa proprio questa espressione, quindi salassato tantissimo. Quando è allo stremo delle sue forze, gli viene fatto bere, anche questo è riportato dal medico, un infuso di lauro ceraso. L'infuso di lauro ceraso è veleno. E quindi gli inglesi, questa volta appunto attraverso le carte degli ambasciatori inglesi che noi abbiamo letto e riportiamo nel libro, appunto, erano quasi certi che Cavour è stato salassato fino alla morte dai medici di Vittorio Emanuele II. E quindi qui arriviamo all'amante di Ricasoli, perché quando Ricasoli scrive una lettera ad un certo punto, finalmente si prepara a prendere il governo, conclude, questa, ha già avuto anche l'incarico di governo, e conclude la lettera all'ambasciatore Hudson dicendo I love you, quindi ti amo, quindi l'amante, con parlando di stretti rapporti tra l'abbraccio mortale, questa volta era con l'ambasciatore e si trattava appunto di un abbraccio omosessuale. E Mazzini lui stesso che si definisce diciamo un teorico del terrorismo, e allora è uno dei primi terroristi, possiamo proprio usare questa parola, anche io uso molto spesso la parola, che so che non piace a Guido, cattivi maestri, nel senso che sono quelle persone che non si sporcano le mani, no? Che fanno fare agli altri, che terrorizzano e poi restano a pontificare in Inghilterra, in questo caso noi negli anni di piombo ne abbiamo visto qualcuno che pontificava in Francia, no? Che continuavano a far sporcare le mani alle altre persone e pontificavano dall'Inghilterra, appunto nel caso di Mazzini. Teorico del terrorismo borghese, che lo definisco così nel libro, a servizio della corona britannica, perché anche qui Mazzini, massone, anche lui, si pone coscientemente a servizio della corona britannica. E in particolare lui aveva a cuore di salvaguardare gli interessi geopolitici inglesi.
quello che voleva rompere era l'asse franco-piemontese sancito dagli accordi di Plombier, quindi lui scrive proprio che è uno dei problemi per la monarchia inglese, e un'altra cosa meno conosciuta forse, che è l'altro obiettivo geopolitico di Mazzini, era quello di rompere l'asse che si era venuto a creare tra il sovrano borbonico e l'impero russo, perché la Russia cercava lo sbocco nel Mediterraneo e aveva avuto la possibilità da Ferdinando IV di far attraccare le navi nei porti. Quindi, facendo attraccare le navi russe nei porti del regno delle Due Sicilie, naturalmente la Russia avrebbe avuto quella possibilità, quell'apertura verso il Mediterraneo che Mazzini, per conto della corona inglese, voleva assolutamente rompere. Mi viene in mente, tra l'altro, no, Portella della Ginestra, Salvatore Giuliano, l'idea di avere invece la Sicilia attaccata all'America, come la 49esima stella, no, dell'America. Salvatore Giuliano aveva questo sogno. I sovrani borbonici, su cui anche lì ci sarebbe molto da dire perché vanno assolutamente rivalutati sotto certi aspetti, avevano già pensato geopoliticamente ad un'alleanza con l'impero russo che era assai avanzata, molto molto più avanzata come quadro geopolitico, molto interessante. Ti avevo chiesto l'aggancio col fascismo. Ah sì, mi avevi chiesto implacabile. Allora, la massoneria, voglio dire, mi avevi chiesto come la massoneria abbia agito, come la cultura risorgimentale, certo, poi viene, diciamo, si travasa, sì, dentro il movimento fascista. Assolutamente sì, tutta questa retorica dell'unità d'Italia ovviamente diventa mito, quindi assurge a mito in una maniera proprio anche di propaganda avanzata, perché il fascismo ha bisogno dei grandi eroi che legittimino l'unità d'Italia, e quindi ovviamente è compito del fascismo cancellare tutta quella che era quelli che erano i problemi, i modi, appunto, di cui abbiamo parlato, in cui l'unità d'Italia venne fatta, perché l'unità nazionale era un principio che doveva rendere grande, no, il sogno di unitario di Mussolini, e non poteva assolutamente essere messo in discussione. Quindi il fascismo è proprio il regime che più di ogni altro naturalmente ha contribuito a cementare, proprio a mettere un metro di sabbia su tutte le verità scomode del Risorgimento. Ti faccio un'altra domanda: il fascismo in che rapporti era con l'Inghilterra? Beh, anche lì penso che, allora, io non sono storico del fascismo, non parlo di ciò che non conosco come è, però ovviamente i rapporti erano strettissimi. I rapporti con l'Inghilterra erano strettissimi, passavano soprattutto anche attraverso la figura di Chan, quindi anche tutta questa storia. Ma anche le camicie nere, da, certo, dove arrivano? Sì, sì. Se non dai carbonari? Sì, assolutamente. Quindi sì. Quindi c'è tutta anche la simbologia, no? Certo, che ritorna. E questo ci fa capire, giusto per fare un appunto, perché che poi il fascismo non fosse così distante dalla massoneria come molte volte si recita nei miti, no? Che i treni arrivano in orario e che, tra le altre cose, anche il fascismo ha combattuto le mafie e la massoneria, mentre insomma la verità è altra. Ecco, la massoneria era ben protetta sotto Mussolini, non c'era bisogno di fare stravaganze. Una cosa che mi ha sempre incuriosito è, leggendo un libro di Umberto Eco, che parla anche, cioè, nella prima parte dell'Unità d'Italia in forma letteraria, però insomma Umberto Eco, massone, volpone, cioè, è un libro che ha scritto non molto prima di morire, qualche sassolino mi è sembrato volesse togliere, ed è Il cimitero di Praga, no?
nel cimitero di Praga c'è questo personaggio che poi è una spia, è un massone, riesce in qualche modo a intrufolarsi in mezzo ai mille, no? Perché comunque doveva fare determinate operazioni. Una in particolare, quella di far scoppiare l'Ercole, no? Sì. L'Ercole era la nave di ritorno, diciamo, dalla Sicilia, dove c'era Ippolito Nievo, il poeta, che era stato mandato in Sicilia per vedere effettivamente cosa stessero facendo e soprattutto fare dei registri contabili, no? Anche perché rendicontare e aveva fatto un bel malloppo di appunti che sono persi naturalmente, perché questa nave è stata scoppiata, è scomparsa, non si sa che fine ha fatto, diciamo più o meno la zona di Napoli, questa nave non si sa, e Umberto Eco, diciamo, inventa questo personaggio che alla fine mette una bomba in questa. È curioso però che l'unità d'Italia, cioè i Savoia, avevano un doppio legame. Da un punto di vista culturale e politico erano legati naturalmente con i francesi, anche come dicevi tu già da prima, e Cavour in particolare era più un esponente, cioè i Savoia in Piemonte si parlava francese. No, a proposito faccio un appunto, per noi i piemontesi sono come i francesi, c'è un termine calabrese d'insulto che è un francisato, per dire due parole, infrancesito, per dire, no? Ed è cioè un termine di derivazione anche brigantesco, per dire un francisato. Un'altra cosa molto curiosa, Uverlu, chi ci ha messo paura? È un piemontese che arriva a cacciare. Uverlu che mangia le creature. È ovviamente praticamente il vero lupo che mangia i bambini è il piemontese che dobbiamo togliere. Questo è il retaggio, la reminiscenza. È una canzone, che è stata è molto 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 bella. È una delle canzoni più diciamo rappresentative di quel periodo. No, infatti io la volevo portare, poi non sono riuscito a scaricarla, volevo metterla diciamo come entrata. Comunque la trovate tranquillamente su internet, anche perché l'ha rifatta Bernardo, però bellissima, l'ha rifatta, diciamo, la canzone originale dice con i Borboni contro i piemontesi, sì. Invece Bernardo né con i Borboni né con i piemontesi. Giustamente. Non ce n'è fatto di un Re Borbone. Non ce n'è fatto di un Re Borbone, invece in quello originale è per il Re Borbone, come dicevi tu, insomma, voglio dire, molti di loro giurato ad un unico re. E come si stava meglio, come si stava peggio, e questo è un dato di fatto, perché tutto il meridione è stato veramente spogliato. Quel poco di industria, tra l'altro molto funzionante, in Calabria ci sono le Ferdinandele, la famosa acciaieria, che era un'opera incredibile a livello europeo e mondiale, visto che comunque l'Europa era il centro del mondo. C'è stato un impoverimento incredibile, il latifondo è stato creato appunto dai piemontesi, perché comunque le terre prese sono stati dati poi per creare i grandi latifondi. Un'altra cosa curiosa, parlava dei valdesi, sai come si chiamava il paese in Calabria, la comunità valdese che i piemontesi hanno fatto venire? Guardia Piemontese. Sì, sono stato. Adesso chiamo Guardia Piemontese, all'epoca si chiamava Guardia Valdese. Ah. Comunque, i valdesi come spie dovevano comunque controllare. È arrivata sta comunità in Calabria, dici vabbè. Sì. Hanno avuto il loro ruolo. Il capo della massoneria italiana, del Grande Oriente d'Italia, quando arrivano gli americani, che ricostruisce quindi un rapporto, perché era stata un po' emarginata dal blocco anglosassone, la massoneria italiana, nella fase di transizione dal fascismo alla Repubblica, quello che incontra gli americani e si presenta con tutti quegli ardetti e le bandiere massoniche è Gamberini, che è un noto vescovo valdese. Sì. No, che era il capo della comunità valdese dell'epoca.
questo ruolo dei Valdesi come agenti britannici. Agenti inglesi? Sì, sì, è proprio ben riconosciuto da tutta la storiografia. Erano messi a guardia. Sì, messi a guardia. Se volete ve la leggo, poi ve la traduco anche. Sì, sì, sì. Se no, si riesce a collegare. Comunque, volevo dire anche un'altra cosa. Gli anglosassoni praticano costantemente nei confronti degli altri popoli la penetrazione, certo, delle sette religiose. Se guardate, in Italia, per smembrare la cultura della sinistra italiana, hanno fatto arrivare di tutto. Dall'India, dagli Stati Uniti, e la stessa operazione la stanno facendo in America, poi i gestori della regione toscana attuale, un po' beoti secondo me, hanno fatto aprire addirittura comunità buddiste, no, tibetane, che sono le peggiori comunità, cioè a Pomaia non solo, ma anche da un'altra parte che non ricordo il nome, e che sono notoriamente dei reazionari con culture ultramedievali, dove in Tibet appunto le donne in particolare venivano considerate meno di una capra, no? E queste cose purtroppo qui sono visti come portatori di luce e di libertà, quando invece queste comunità praticano lo spionaggio regolarmente. E in più sono pericolosi perché dagli anni 50 in poi sono stati addestrati all'Anglia e dalla CIA per fare i terroristi. Tanto è vero che dagli anni 50 in poi i monaci tibetani sono stati quelli che hanno usato gli aeroplani no, per andare a bombardare senza insegne il territorio cinese, e ne hanno fatte di tutti i colori. E il problema è che vengono venduti alla popolazione come santi e portatori di pace, quando invece con 180.000 dollari l'anno dagli anni 50 il Dalai Lama veniva abbondantemente finanziato da queste centrali della versione mondiale. Cioè, sì. E noi ce li abbiamo qua. Spese no.